dirla. Non so come dirvelo, però vabbè, diciamo che, come vi ho già detto nello scorso video, che se non avete visto mi invito ad andare a vedere, perché ci ho messo 20 ore per fare quel video, quindi andatelo a vedere obbligatoriamente. Niente raga, sto partendo di nuovo, altra idea folle. Bene sì ragazzi, dopo una settimana dall'ultimo viaggio si riparte, ma questa volta non siamo soli, infatti insieme a noi ci saranno altre due persone. Però a questo ci ritorniamo dopo. Stavolta un po' più lontano, apriamo gli orizzonti. Beh, mentre arrivo a fare benzina, volendo vi posso anche spiegare quello che andremo a fare oggi. Beh, lo so, sono un pazzo e ora capirete anche perché. Aspettate che vi dico cosa andremo a fare oggi. Oggi faremo più di, cioè, un po' più di 100 km solo per provare il McDonald's, cioè il McDrive. Cioè, sono pazzo, più che pazzo ho idee folli, però vabbè, dai, facciamolo. Ho trovato chi mi accompagna, quindi facciamolo. E dopo aver fatto il pieno di benzina, direi che eravamo pronti per partire. Miki, io ho appena finito di fare benzina, dammi 5 minuti e sto a casa tua. Anche se non partiamo proprio nel migliore dei modi, potrei dire, posso dire che sarebbe potuto iniziare meglio questo viaggio, però... Mamma mia. Mi dite se oggi devo iniziare bene. Ma che dici? Prima o poi se ne accorge? Prima o poi se ne accorgerà? Guarda che apro un po'. Anche. Ma ora facciamo un passo indietro. Chi sono le due persone che mi hanno accompagnato in questo viaggio? La prima la conosco da molto più tempo, è circa un anno che usciamo insieme e prima di questo SH aveva un Liberty 50 del 2021. E quindi, come ovvio che sia, tra due amici, molto spesso ci scambiamo i motorini. Ed è stato proprio lui, dopo che ha saputo che avevo fatto questo viaggio a cielo, a dirmi: dobbiamo fare un viaggio insieme. Ed eccoci qua, eccoci, oggi, sai, siamo pronti, andiamo? Mentre la seconda, beh, non la conoscevo prima di questo viaggio, ma è un po' questo il bello dei viaggi, no? Partire, fare nuove conoscenze, quindi... No. Oh, vedi che belle strade che ti faccio fare? Alta qualità! Effettivamente! Oh, ci abbiamo la fila dietro! Non me l'aspettavo! Ci fermiamo un attimo a cellule! Mi metti il giubbino, fa freddissimo, sto... No, no, ma sai perché? Perché lei ha dei piedi che sono una macchina... Ha fatto l'assicurazione, i piedi! A un chilometro fanno il controllo della velocità! Tra un chilometro! Tra un chilometro! Oh! Eh! Ah sì, ho capito! A posto! E qual è un chilometro? A saperlo te lo dicevo! Oh, stai cercando di trovare! Comunque secondo me lo sto perdendo sto coso, prima o poi lo perdo. Mamma mia, lo spendo, non ce la faccio, mi stanno vibrando tutte le gambe, mi stanno. Sì, spendo. No, perché mi stanno tremando tutte le gambe, quindi basta. Ecco. Frate! Ho consumato quasi tutto il freno di dietro, guarda! E vabbè. Ancora! Ciao fra. Michele stava aspettando solo te. Stava aspettando te la signora. È una mia dritta. È una tua dritta. No. Che c***o? Chi? Tu che hai detto? No, tu... Ma per caso che dovevo girare? No. Ma chi? Io ho detto la signora ti stava aspettando. Ciao belli.
passi, ci ho dimenticato dove dovevamo salire sopra. Eccolo! Eccolo, eccolo, eccolo. Quindi ci ha fatto il tiro. Vabbè. La prossima volta veniamo con la barca. A dove? La parcheggiamo. Non so, devi mare. Vabbè, quella è una strada, non ti preoccupare, non ti puoi perdere. Poi la parcheggiamo qua, vedi? C'è il parcheggio. Che traffico, signori. No, guarda che noi stiamo in motorino. Opla! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Ok, lo so, vi state aspettando in McDrive, giusto? Beh, l'ho detto all'inizio, quindi penso proprio di sì. Beh, diciamo che ho programmato tutto, tranne questo aspetto, quindi... Beh... Io ho mangiato sempre McDonald's, voi però non avete visto le clip mentre mangiavo. Beh, mi dispiace, anche se è una scena che è stato meglio così non farla, però... Diciamo che è stato meglio così, perché... Dopo aver mangiato McDonald's, decidiamo di andare a farci un giro a Gaeta, che sono letteralmente 5-10 minuti da Formia, ed è una strada dritta, quindi che fai, non ci vai? Enrico! Grande bro! Guarda quello! Ma guarda un po'. Beh, parcheggio perfetto, direi. Oh, lo zio ha parcheggiato perfettamente. Sicuro che non ci voleva andare a fare un tuffo. Sicuro che non voleva andarci a fare un bagno. Anche col motorino, non ti preoccupare. Che c'è una via dritta. Eh? Ma guarda che si sta bene, eh. Anche perché a me il motorino sta un po' sporco, così si lava, capito? Ma te, a me è sporco. No, vabbè, un po' di sporco pure è il tuo, dai. Palendino rosso! E dopo aver fatto anche un po' di strada a piedi, visto che in teoria c'era una zona ZTL, ma vedevamo che le macchine passavano. Comunque, però, meglio non rischiare, cioè risparmiare una multa non è male, sai com'è. E dopo aver fatto questo giro a piedi con conclusione a un gelato, decidiamo di tornare a Mondragone, anche perché si era fatto una certa, erano le 3 e noi alle 4 l'avevamo da fare, quindi torniamo a Mondragone. Bambola, col fisico perfetto t'ha fatto mamma, no cuore chi sei solo, andò pozzo ponzo. Ciao, ciao! Beh, questa era l'ultima scena che ha salvato la mia vita. Sfortunatamente avevo poca memoria, quindi è riuscito a fare giusto questo. Però beh, non è manco stato male, perché alla fine ha perso solo una mezz'oretta di viaggio per il ritorno di casa, quindi manco male. Posso dire che è stato un viaggio bellissimo, quindi anche voi, se avete degli amici che amano viaggiare, partite insieme a loro, perché partire da solo è un conto, ma partire in compagnia è tutto un'altra cosa. Raga, è bellissimo, fidatevi, è bellissimo, fatelo. Se ne avete la possibilità, fatelo. E niente,
posso dire che questo non sarà l'ultimo video in cui faccio un viaggio folle, ma ne verranno molti altri sul canale, quindi iscrivetevi nel caso se non l'avete ancora fatto, ma se non l'avete fatto ancora siete pazzi, cioè guardate che video bello, cioè ho messo più di 20 ore per editare questo video, quindi dai, fate buoni. Quindi raga, niente, io posso dire che vi posso salutare, niente raga, ci vediamo.